Ma è un passaggio ulteriore, credo molto importante, che denota anche la maturità dell'Università di Padova nell'accostare questo tema. Mi spiego, noi da tempo rendiamo possibili alcune visite guidate solo per alcune parti di questo grande complesso di edifici che noi amiamo chiamare Palazzo del Boe, che sostanzialmente si compone di tre parti: la parte trecentesca, quella più antica, la parte cinquecentesca, che è quella fondamentale nella quale siamo qui ora, e la parte novecentesca, che è stata profondamente rimaneggiata e ridefinita con il rettore Anti e con Gio Ponti. In particolare il grande Bo vuole significare l'apertura anche di questa parte novecentesca che tutti i giorni noi utilizziamo molto per convegni scientifici, per incontri, per riunioni istituzionali al grande pubblico, tutti i weekend, il sabato e la domenica, onde poter utilizzare questo richiamo enorme che è rappresentato dal nome dell'Università di Padova in tutto il mondo. Quindi è un progetto di comunicazione scientifica di alto livello nel quale crediamo molto. Qui sono riassunti, basti vedere questi stemmi, 8 secoli di storia e una folla di personaggi illustri, e dare al visitatore il senso della ricchezza di questa storia è un compito che ci inorgoglisce e ci affascina. Io direi semplicemente di tenere a mente che tutti i più grandi artisti del Novecento sono passati per il Bo e hanno lasciato dei segni indelebili della loro presenza, da Campigli ad Arturo Martini, il più grande scultore del Novecento, da De Pisis a Casarini, ad altri, a Severini. Gio Ponti ebbe la capacità di chiamare qui tutti i migliori artisti del Novecento. È uno scrigno davvero mirabile. Noi ci auguriamo che sia apprezzato come merita di essere. Grazie mille.